Bentrovati a Prima Pagina Salute Remix, la trasmissione in cui riviviamo il meglio della settimana di Prima Pagina, altra settimana intensa, quella della nostra trasmissione. Cominciamo parlando di SLA, perché martedì 21 giugno si è celebrata la giornata mondiale della SLA e Prima Pagina non poteva mancare questo appuntamento. Durante la nostra trasmissione ci siamo collegati con Stefania Bastianello dell'associazione AISLA. Sentiamo. Abbiamo nel mondo oggi 420.000 persone malate di SLA, di 6.000 soltanto in Italia. E il Global Day, proprio celebrato nel giorno del solstizio d'estate, quindi del giorno più lungo dell'anno, quest'anno come Fil Rouge propone proprio i 7 diritti delle persone con SLA. E se siete d'accordo li scorrerei uno a uno per commentarli. Assolutamente. Sì, certo. Ok. Allora, il primo diritto dice: le persone affette da SLA hanno il diritto di ricevere cure e trattamenti di alta qualità messi a disposizione dai servizi sanitari di appartenenza, e in questo senso in Italia ci sono tutta una serie di centri di eccellenza, di centri clinici, di cui per esempio i 4 centri clinico NEMO, quello di Milano, quello di Roma, quello di Arenzano e quello di Messina, che hanno proprio lo scopo, perché fondati anche dalle associazioni dei pazienti, di prendere in carico globalmente la persona dal momento dei primi sintomi alla diagnosi, alle terapie e ai follow-up. Il secondo diritto recita: le persone affette da SLA hanno diritto a una corretta informazione e training sulla malattia, che permetta sia loro stessi, sia chi si occupa di loro, di giocare un ruolo attivo nell'aspetto decisionale su cura e assistenza. Ecco, qui AISLA si occupa di formazione da alcuni anni, io sono la responsabile della formazione di AISLA e in questi anni abbiamo progettato ed erogato oltre 100 corsi di formazione cui hanno partecipato 2.600 discenti, e i nostri corsi sono proprio corsi a 360 gradi, formano gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i fisioterapisti, i psicologi, ma anche gli assistenti familiari e i caregiver. E veniamo al terzo diritto: le persone affette da SLA hanno diritto di scelta in merito agli operatori sanitari assistenziali, il luogo dove essere assistiti, il tipo di cura o assistenza forniti, incluso il diritto di accettare, rifiutare o interrompere la cura nel rispetto delle leggi vigenti in ogni singolo paese. Ecco, questo è un lavoro di AISLA molto importante, terminato alla fine del 2014, data in cui AISLA ha licenziato il documento sulle scelte terapeutiche della persona affetta da SLA. Ed è un documento che considera gli aspetti etici, deontologici, scientifici, costituzionali, in modo che la persona con SLA possa prendere consapevolmente le proprie decisioni in merito a rifiutare o accettare degli strumenti, ma anche, una volta accettati determinati strumenti, possa rinunciarvi perché non più consoni al proprio concetto di qualità e dignità di vita. La interrompo un secondo, ma in Italia è possibile, cioè la legge lo permette, interrompere le cure? Assolutamente sì, assolutamente sì. Invito tutti ad andare sul nostro sito www.aisla.it a scaricare il documento di consenso, dove chiaramente dall'articolo 32 della Costituzione al codice deontologico medico si afferma il diritto alla rinuncia ad un trattamento precedentemente accettato. Però mi viene da dire, se si interrompono le cure purtroppo si arriva alla morte, quindi non si chiama eutanasia ma quasi. Se si interrompono determinate cure, certo, la conseguenza è il termine della vita, ma noi non stiamo parlando di morte, stiamo parlando di come vivere, del fatto e del diritto di un malato a decidere come vivere, non a come morire. Ho capito. Ben lontano dal concetto di eutanasia e di suicidio assistito. Certo, no, è giusto comunque chiarire perché siamo, sono argomenti molto molto delicati. Però facciamo, assolutamente. Se per lei va bene, facciamo un piccolo passo indietro e diamo giusto qualche notizia sulla SLA, anche perché alcuni nostri telespettatori ci hanno chiesto proprio delle notizie al riguardo. Quindi le chiedo appunto di fare un piccolo focus sulla SLA. Mi perdoni, ma non ho sentito, un piccolo focus su sulla SLA, su cos'è la SLA, perché potrebbe qualcuno non saperlo. Ecco. Certo.
Allora, la SLA è una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, che sono le cellule nervose deputate al movimento. Quindi ogni nostro movimento parte dal motoneurone che si va a innestare nel muscolo e da qui noi ci muoviamo, parliamo, mangiamo e deglutiamo e respiriamo. Quando i motoneuroni si ammalano, i muscoli conseguentemente non sono più in grado di esplicitare la loro funzione e vanno incontro proprio ad atrofia. E quindi tutte le funzioni vitali, il movimento, la comunicazione verbale, la respirazione e la deglutizione vengono compromesse. In questo senso la SLA è tra le malattie neurodegenerative proprio il paradigma della complessità, perché a volte in tempi drammaticamente veloci va a impattare su tutte queste funzioni vitali. Se non mi ricordo male, Stefano Borgonovo la chiamava la stronza. Sì, c'è chi la chiama la stronza, chi la chiama la bastarda, certamente, perché l'impatto non è, come ben comprendete, soltanto clinico e funzionale, ma è un impatto proprio emotivo, psicologico, sociale, esistenziale, che impatta su tutti, sulla famiglia, sulla società. Stefania, proseguiamo con i 7 diritti che stava appunto enunciando. Benissimo, allora il 4º diritto dice che le persone affette da SLA hanno la possibilità di fornire input al sistema sanitario assistenziale, partecipando alle politiche decisionali, alle prestazioni sanitarie e all'attuazione di procedure e protocolli di ricerca medica. Ecco, rispetto a questo punto AISLA ha prodotto un grosso lavoro che è un PDTA frame, spiego cosa significa, PDTA sta per percorso diagnostico terapeutico assistenziale e quindi è un documento che dà indicazioni rispetto alla migliore presa in carico della persona con SLA, dalla diagnosi alla presa in carico ospedaliera, alla presa in carico domiciliare, che è diciamo il luogo di elezione dove la persona deve, se è possibile, poter vivere la stragrande maggioranza del suo tempo di malattia. L'obiettivo è quello di diffondere il PDTA in tutte le regioni italiane affinché il malato che risiede e che vive in Valle d'Aosta abbia gli stessi diritti, le stesse modalità, gli stessi servizi del malato che risiede in Sicilia. Ecco, mi sembra. E arriviamo al 5º diritto. Le persone affette da SLA hanno il diritto alla miglior qualità di vita, che comprende la tutela della propria dignità e la cura della persona, senza alcuna discriminazione. E qui mi piace proprio fare questo bellissimo esempio della prima spiaggia totalmente accessibile, la spiaggia di Io Posso a San Foca di Lecce, promossa dall'associazione 2HE in collaborazione con il gruppo Pazzi per Gaetano, un giovane uomo malato di SLA, e AISLA per il prossimo triennio si impegna a sostenere il 50% delle spese di gestione, il che significa attrezzature specifiche, perché stiamo parlando di malati con SLA con il respiratore, con la PEG, cioè la sonda per l'alimentazione, completamente immobili, che avranno quindi a disposizione attrezzature, personale qualificato e potranno fare il bagno. E questa è una cosa meravigliosa. E ora passo al 6º diritto. Le persone affette da SLA hanno il diritto alla garanzia di riservatezza e di privacy in merito ai referti e informazioni mediche. Ecco, la nostra normativa, il garante sulla privacy, naturalmente sono tutte cose abbastanza note. Però mi sento di menzionare l'articolo 22 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, che ci dice proprio che il rispetto della vita privata è un diritto umano inviolabile. E arriviamo all'ultimo diritto. Chi si prende cura di persone affette da SLA ha diritto al miglior supporto possibile, inclusi il servizio di supporto psicologico, anche in caso di lutto, servizi di sollievo e qualsivoglia benefit e diritto offerto dallo Stato.
Benissimo, rispetto a questo punto e a questo tema, AISLA da alcuni anni ha costituito un gruppo di lavoro formato da 70 psicologi che afferiscono da tutte le parti d'Italia e che stanno per emanare un documento che è proprio un documento sulle migliori prassi, sulle buone prassi di presa in carico dal punto di vista psicologico naturalmente, della persona con SLA nelle differenti setting, cioè il domicilio, l'ospedale e i gruppi di aiuto. Stefania, prima di chiudere, perché ovviamente il tempo stringe, io vorrei ricordare cosa fa AISLA, perché è un supporto fondamentale per i malati, ma soprattutto per le famiglie. AISLA si occupa di informazione e formazione. AISLA è un centro di ascolto composto da 21 professionisti in grado di dare supporto telefonico e non solo alle persone di tutta Italia. AISLA, attraverso la sua operazione Sollievo, è in grado di supportare le famiglie laddove i servizi siano carenti, comprando attrezzature, per esempio i letti, le carrozzine, i comunicatori, ma anche dando contributi economici per esempio per l'assunzione di una badante. Questi sono i servizi fondamentali che AISLA offre su tutto il territorio nazionale. Sempre più social il nostro format, in settimana abbiamo anche parlato di alimentazione, di buona e cattiva alimentazione insieme ad una nutrizionista, Laura Terranova. Allora, cominciamo subito con una domanda, possiamo dire così, di rito. Chi comincia le diete, ecco, in questo periodo, in realtà perde tempo o qualcosina si può ancora ottenere? Allora, no, perdita di tempo no, sicuramente è proprio la fase finale, la prova costume è già dietro l'angolo, però qualcosina si può fare comunque, basta sistemare qualcosa nell'alimentazione, qualcosa di sbagliato che si fa tutti i giorni e qualche chiletto si può perdere. Si può perdere, quindi tutti pensiamo in realtà che bisogna fare la fame per dimagrire, ma è vero questo? Sfatiamo questo mito oppure, ecco, sono altre le regole? No, no, sfatiamo questo mito assolutamente, fare la fame non aiuta in nessun modo. Intanto consiglio sicuramente di affidarsi a un esperto sempre, perché le diete fatte da te non fanno più male che bene. E poi fare la fame no, bisogna sempre mangiare la giusta quantità di carboidrati, proteine, lipidi, sicuramente, le fibre, introdurre sempre le fibre, e mai mangiare al di sotto del proprio metabolismo basale, per questo dico affidatevi a un professionista. Ecco, qua c'è questa parola importante, sì. Metabolismo. No, io invece mi chiedo, qual è, diciamo, la dieta più corretta, a prescindere dal peso del corpo, la dieta più corretta per l'estate, soprattutto quando arriva il caldo? Ecco, sì. Allora, la base, la cosa essenziale è sempre seguire la dieta mediterranea, in ogni caso, che consiste appunto nel mangiare legumi, frutta, verdura. Proteine sì, di tutti i tipi, di tipo animale, di tipo vegetale, ma comunque tenersi sempre, non eccedere, ecco, diciamo così. La cosa principale è la verdura, la frutta, i carboidrati non devono mancare, molti pensano che mangiando carboidrati si dimagrisce, sì, si dimagrisce, però poi i chili persi vengono ripresi molto più facilmente. I legumi, l'olio di oliva, Questo è già abbastanza, ma parlava di metabolismo, sì. Parola chiave direi, perché poi in qualche modo. Un altro dubbio. Però. Metabolismo, parola chiave, e diciamo che bisogna avere una dieta rispettando il proprio metabolismo, si dimagrisce alzando il metabolismo, si parla sempre di queste cose, ma ce lo può un po' chiarire questo concetto? Sì, allora, perché dicevo metabolismo basale, mai al di sotto del proprio metabolismo basale? Possiamo dire che cos'è in teoria, in parole povere. Il metabolismo basale è è quello che il nostro organismo brucia anche se noi fossimo allettati, se non facessimo niente. Per esempio, ho un metabolismo basale di 1400 kcal. Quello significa che se anche io stessi ferma a letto tutto il giorno, brucierei quelle 1400 calorie. Poi ovviamente una persona cammina, fa le scale, fa sport, per cui ha bisogno di altra energia. Ora, il metabolismo basale non si deve scendere mai al di sotto, perché altrimenti l'organismo si mette come in stand by e si chiude, diciamo così, e si ferma e non brucia più niente. E in questa maniera lo blocchiamo. Per poterlo attivare, il metabolismo, possiamo fare tutta una serie di cose. Intanto, per esempio, sempre si è sentito dire
fare una buona colazione abbondante. Quello aiuta molto perché attiva il metabolismo e già si inizia la giornata carichi, l'organismo brucia. Altra cosa fondamentale è fare attività fisica. Questa è la croce di tutti. E poi è vero, bisogna mangiare tante volte. Bisogna mangiare tante volte, è vero? Sì, più spesso si mangia, più l'organismo si attiva per bruciare e il metabolismo reagisce meglio, diciamo così, lo attiviamo di più. Quindi sono consigliati sempre almeno 5 pasti al giorno. Colazione, pranzo, cena e gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio. Ma anche se si ha poca fame, perché in teoria potremmo non essere abituati e quindi non avere tutta questa fame da mangiare addirittura 5 volte al giorno. Ma il problema di non avere fame è che le persone pensano di non avere fame perché si abbuffano magari a pranzo, quindi il pomeriggio non hanno fame, poi si riabbuffano a cena perché è passato troppo tempo. Il segreto è fare dei pasti più equilibrati durante la giornata. Per esempio arrivare al pranzo non affamati perché si è fatto lo spuntino, dopo il pranzo, il pomeriggio, se il pranzo non è eccessivo, il pomeriggio un pochino di fame ci verrà. Se anche non abbiamo fame, io consiglio sempre di spizzicare qualcosa, diciamo così, un frutto, uno yogurt, un po' di frutta secca. Ecco, a proposito di cattive abitudini, se soprattutto in estate a pranzo si mangia una granita e poi la sera si compensa con primo, secondo, frutta e dolce, è un'abitudine sbagliata. Allora, fatta come abitudine sì, fatta come abitudine ovviamente sì, una volta ogni tanto ci sta o pranzare col gelato o pranzare con granite brioche, questo periodo di caldo soprattutto si può fare tranquillamente, magari cioè, il pranzo deve essere solo quello, la sera ci si tiene comunque leggeri bilanciando carboidrati, proteine e grassi. Ma vogliamo sapere, ci si trattiene un po'. La pasta integrale, tutti dicono ma dobbiamo mangiare la pasta integrale perché ha meno calorie, ma è vero? Ci dica qualcosa su questa pasta, famosissima pasta integrale. Allora sì, la pasta integrale intanto è vero che fa benissimo, ha meno calorie sì, ma non è tanto lì la rilevanza dell'importanza della pasta integrale, non sono tanto le calorie, che alla fine è minima la differenza con la pasta raffinata. Più che altro è la presenza delle fibre che ci aiuta a non assorbire tutti i carboidrati che stiamo ingerendo. Le fibre trascinano, siccome non sono digeribili dal nostro organismo, trascinano l'eccesso, parte dell'eccesso di quello che noi mangiamo lo trascinano e poi in maniera da farlo espellere, per cui sono quelle, anche le fibre delle verdure per esempio, per questo è consigliabile, anche se fosse parità di calorie la pasta integrale sarebbe sempre migliore della raffinata. C'è una domanda che arriva da un nostro telespettatore che si chiama Giovanni e che ci chiede, la giro alla dottoressa, ci chiede, si parla tanto di cucina e di cucina, soprattutto di cucina vegana, ma quali sono i pro e quali sono i contro, se esistono? Allora sì, io ho dei pazienti vegani, io non sono contro a prescindere, comunque io rispetto tutti perché può essere una scelta etica, può essere una scelta salutistica, sono tanti i motivi che spingono le persone a fare una dieta vegana. Quello che diciamo un pochino mi lascia da pensare è l'assenza di alcuni tipi di proteine in maniera assoluta, le proteine animali, le vitamine come la vitamina B che è importantissima per il sistema nervoso, la vitamina D, ci sono tante cose per cui i vegani vanno in carenza non mangiando un po' cibi animali. Certo, è complicato. Una dieta bilanciata si può sempre fare, magari però alla fine si arriverà a prendere degli integratori, perché ci sono delle sostanze che il nostro corpo non sa produrre e di cui ha bisogno e deve prenderle dall'esterno, dal cibo. La realtà da profano credo che sia, bisogna mangiare tutto, però non bisogna abusare, credo che il concetto sia esatto, questo. Esatto, un po' di tutto senza eccedere. Cioè diciamo... anche i dolci, Michela, tu che sei golosa, no, no. Anche i dolci... importanti. I dolci ci stanno, ma deve essere una cosa, non un'abitudine, una cosa saltuaria, diciamo così. Lo dico perché la nostra Michela d'estate esagera col gelato. Col gelato e con la granita, questo purtroppo per chi vive in Sicilia diventa quasi un must a colazione, per non parlare del pranzo. Abbiamo capito che lo zucchero però così sarebbe da evitare, soprattutto se si vuole perdere qualche chiletto in qualche modo. Sì, sicuramente, gli zuccheri semplici, quindi lo zucchero, quello che mettiamo nel caffè, diciamo così,
sarebbe da evitare fortemente. Sono le cosiddette calorie in più che possiamo evitare. Chi vuole perdere peso, ovviamente. In generale, diciamo che non fa bene a tutti. Ne abbiamo parlato più volte durante le nostre trasmissioni. Sono sempre di più gli italiani che rinunciano alle cure per mancanza di soldi o per le liste d'attesa troppo lunghe. Per sopperire a questa mancanza è nato a Catania l'ambulatorio solidale grazie all'associazione Humanity Onlus. Un recente rapporto dell'Osservatorio Civico sul federalismo rileva che una persona su 10 rinuncia a curarsi per ragioni economiche perché le liste d'attesa sono troppo lunghe. Solo nel 2016, secondo il Censis, sono 11 milioni le persone che non hanno potuto sostenere la spesa necessaria per la loro salute. Alla luce di questi dati nasce l'ambulatorio socio-solidale dell'associazione Onlus Humanity, che persegue l'obiettivo di aiutare e favorire le persone socialmente svantaggiate. L'ambulatorio, ospitato presso i locali della Fratres, sezione Ognina, via Immert 18, è attivo da circa un mese e riceve chi ha bisogno di cure ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19. E noi siamo partiti con l'ambulatorio socio-solidale il 9 maggio e siamo aperti a tutta quella fascia di utenza che, ahimè, è sempre crescente, e fa parte della soglia della povertà, e quindi sotto i 10.000 euro annui. Il nostro è un servizio sanitario socioassistenziale. Noi abbiamo una serie di specialisti e a me accedere alla branca specialistica è assolutamente difficoltoso perché la persona che è disagiata, che ha delle problematiche sicuramente in termini economici, ha estrema difficoltà ad accedere in tal senso, soprattutto ad essere visitato in tempi celeri, perché quando c'è una necessità ovviamente clinica urgente, appunto c'è l'urgenza, c'è l'impellenza, no, di essere visti, di essere inquadrati dal punto di vista specialistico. E noi abbiamo tutta una serie di medici specialisti che fanno parte dell'ambulatorio socio-solidale. Abbiamo tutte le branche specialistiche, devo dire, stanno via via, tra l'altro via via molti colleghi chiedono di far parte dell'associazione, di prestare la loro opera, e per me è un po' una punta d'orgoglio, perché essere cercata per diciamo, dar manforte all'ambulatorio è molto importante. Noi, come dicevo, aiutiamo queste persone anche dal punto di vista sociale, tra virgolette, perché quando c'è una malattia, una problematica, spesso è una problematica legata pure a situazioni sociali importanti, grosse, di fondo. E tra i collegamenti di questa settimana non possiamo non ricordare quello con Augusta, in particolare con la base militare, per un'importante iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore alla pelle, organizzata da Marina e ASP, appunto, di Siracusa. Sentiamo. Siamo in compagnia del dottor Castelli, che ha tenuto stamattina una conferenza appunto su tutti i rischi che abbiamo col sole. Il sole che è sicuramente un amico, è importante per la nostra salute, ma bisogna in qualche modo proteggersi. Ci dia giusto qualche informazione, che è importante sì per i rischi legati al lavoro, ma anche per la salute di tutti i giorni. Logico, diciamo, i rischi legati al lavoro, proprio oggi ci troviamo qua alla Marina Militare, perché sono soggetti che, per il tipo di lavoro e il rapporto che hanno col mare, col sole, sono più, diciamo, più a rischio, però il rischio ce l'abbiamo tutti. Io dico sempre, come ho detto anche in sede di conferenza, che non bisogna avere un rapporto di tipo negativo col sole. Logicamente dobbiamo affrontarlo, specialmente i soggetti con la pelle chiara, in maniera intelligente. Ecco. Cerchiamo di diventare più maturi da questo punto di vista, quindi non buttarci al sole nelle ore più calde, evitare queste ore più calde e poi di proteggerci. Proteggere con delle creme serie, ecco, che proteggono realmente. E poi questa nostra cultura trasferiamola anche ai nostri figli, specialmente agli adolescenti. Adolescenti che proprio non accettano questa crema protettiva, perché i loro amici, resti così, resti bianco, non ti abbronzi. C'hanno una cultura che si portano avanti da anni. Dobbiamo cercare un po' di cambiare un po' questo andamento di queste cose. Perché? Perché purtroppo queste manifestazioni sono in netto aumento. Ecco, cosa ci deve fare in qualche modo allarmare? Quando vediamo sulla pelle, che cosa? Ma io dico sempre, nella pelle è facilissima notare, perché è una cosa che si vede rispetto ad altre patologie dell'altra parte del corpo.
quando noi notiamo un arrossamento, un prurito, un sanguinamento, quindi una lesione nuova, possibilmente che prima non c'era, allora subito andare prima dal medico di base, dal medico curante, e poi il medico curante, se ritiene, va a mandare al dermatologo. Quindi siamo fortunati perché sono delle patologie in evoluzione, ma la nostra pelle è facilmente visibile, quindi se c'è qualcosa si vede subito. E poi sfatiamo questo mito: in acqua non è vero che siamo protetti? Assolutamente no, c'è l'effetto rifrangente che aumenta il potere proprio dei raggi ultravioletti, quindi in acqua è peggio. Né in macchina né sotto l'ombrellone? Diciamo che si prende un po' di ombra, però il danno succede lo stesso. Quindi cosa possiamo fare? Nemmeno in montagna? In montagna addirittura l'effetto solare è ancora maggiore. Basta andare negli orari giusti e proteggersi. Che, ripetiamo, quali sono gli orari? Gli orari per... parliamo di fototipo, un soggetto con pelle chiara alle 12, 12 e mezza dovrebbe andare a casa, fino alle 12 e mezza, e poi ritornarci verso le 5 e mezza. Evitare quelle famose 15, 16, mangiare là, mangiare frutta, stare tipo lucertola, spalmarsi oli abbronzanti, queste cose dobbiamo cercare piano piano nei soggetti a rischio di evitarle. Grazie dottore, io Alessandro ti restituisco sì, la linea. Se non hai altri ospiti, sì. Un altro collegamento che possiamo fare, sì. Vedo il direttore generale Brugaletti. E allora vai, dai. L'occasione. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Noi Medical Excellence abbiamo volte intervistata. Oggi è un momento importante, possiamo dire che Siracusa in qualche modo sta puntando moltissimo sulla via della prevenzione. Abbiamo da poco inaugurato, diciamo che i riflettori sono puntati, e meno male. Assolutamente sì. Io colgo l'occasione per ringraziare la Marina Militare che sta tracciando, come dire, una strada, non è la prima volta che lo fa. Abbiamo raccolto questo testimone, è importante puntare sulla prevenzione a tutti i livelli, abbiamo bisogno di utilizzare molto bene le nostre risorse. Dicevo poco fa in aula come dico, il cibo, per fare un esempio, va utilizzato bene. È chiaro che dobbiamo avere un rapporto di naturalezza col cibo, utilizzarlo al meglio, non farlo diventare cause di patologie. Lo stesso vale per il sole. Abbiamo bisogno di entrare in una cultura di gestione ottimale delle risorse, delle cose che abbiamo. Ora i marinai è chiaro che vivono immersi nella natura, ma chi più di loro? Ma c'è bisogno di creare anche quella cultura di prevenzione nel sapere utilizzare al meglio quelle che sono le risorse naturali, vedi sole, ma potrebbe essere esteso a tante altre cose, per evitare che delle risorse naturali diventino causa di patologia. Allora creare questo tipo di cultura è fondamentale. Quello di oggi è fondamentalmente un evento che crea cultura ed è quello di cui abbiamo assolutamente bisogno. Tra l'altro è importante anche una sottolineatura. Oggi la patologia tumorale non è quella di anni fa. Abbiamo trovato dei rimedi, delle cure che ormai stanno facendo diventare anche il tumore, la neoplasia, una patologia cronica. Quindi convivere con questa cronicità che ormai, come dire, allunga la vita, crea le condizioni per cui non si muore più di quella patologia, ma si deve convivere con quella patologia per tanti anni, sta cambiando il mondo. Ci sono dei costi anche di tipo sociale, personali, familiari, penso all'impossibilità di lavorare, penso ai disagi delle famiglie che devono convivere con problematicità di questo tipo, che devono essere assolutamente prevenute. Abbiamo la possibilità per farlo. Il Sud, tra l'altro, è anche abbastanza indietro rispetto alle regioni del Nord, per esempio per la lesione agli screening oncologici. Noi invitiamo il 100% delle popolazioni target, ma abbiamo percentuali di adesione che sono ancora insoddisfacenti. Allora, eventi di questo genere devono sensibilizzare la popolazione a partecipare a quelle proposte di offerta di prestazioni preventive, che sono assolutamente gratuite, che comportano tra l'altro sforzi minimali, 5 minuti ogni 2 anni spesso, cioè, ma in cambio c'è la vita della gente, cioè significa non entrare in quel tunnel veramente dalla stura per impegni ancora più importanti per il futuro. Quindi grazie di cuore a tutti. Si chiude qui questo appuntamento con Prima Pagina Salute Remix, che torna puntuale sabato prossimo. Invece l'appuntamento canonico con Prima Pagina Salute è fissato per lunedì. Buon proseguimento con i programmi di Medical Excellence TV.